Una buona serata, edizione delle 19 del nostro telegiornale che apriamo andando all'Aquila, dove il tema di grande attualità è quella della progettazione in sicurezza ed è stato anche al centro del premio Anvus presentato questa mattina la presenza del commissario referente per le zone terremotate Vasco Errani, il servizio di Filippo Tronca. Noi stiamo vivendo una situazione con questi terremoti che ci indica la strada fondamentale, che è quella della prevenzione. I terremoti non si prevedono, ma sappiamo che siamo in zona 1 ad alto rischio e quindi bisogna prevenire. Bisogna costruire un piano strategico, su questo il governo sta lavorando con Casa Italia per sviluppare strategicamente un'azione di prevenzione. Nel frattempo, per quello che riguarda la ricostruzione dovrà essere realizzata attraverso indicazioni chiare dal punto di vista tecnico-scientifico che assicurino la sicurezza. E questo è quello che stiamo cercando di realizzare. Queste le parole del commissario straordinario alla ricostruzione del Centro Italia, Vasco Errani, che ha preso parte oggi all'Aquila alla cerimonia di presentazione del premio Avus aprile 2009, che ha assegnato 3.000 euro ex aequo a due studenti autori di tesi di laurea dal particolare valore in tema di sicurezza sismica e gestione delle emergenze. Premiati quest'anno Marco Zanini dell'Università di Padova e Vincenzo Doriano, Università di Bologna. Un'occasione per Errani non solo per rispondere ai tanti cittadini terremotati che hanno manifestato sabato e domenica scorsa, ma anche per ribadire per l'ennesima volta l'importanza di investire sulla prevenzione. È sempre comprensibile la protesta. La cosa di cui bisogna sempre tener conto è che ci troviamo di fronte ad una serie di eventi che sono del tutto unici nella storia di questo paese. Abbiamo un cratere che ormai è di 140 comuni e quindi la protesta è comprensibile, ma bisogna tenere conto che siamo di fronte a questa straordinarietà. E a proposito di sisma, il Consiglio regionale d'Abruzzo in apertura dei lavori ha osservato un minuto di silenzio per commemorare le 309 vittime del terremoto del 6 aprile 2009 dell'Aquila, alla vigilia dunque della ricorrenza dell'ottavo anniversario della tragedia. Ad anticiparlo le parole del Presidente del Consiglio regionale, Giuseppe Di Pangrazio. Ritengo nostro dovere iniziare questa seduta del Consiglio regionale ricordando che tra pochi giorni ricorre l'ottavo anniversario del sisma dell'Aquila che ha segnato nel suo capoluogo e tutta la regione d'Abruzzo. Ci furono 309 vittime, tra cui molti giovani studenti. Da allora la regione e la città dell'Aquila sono profondamente cambiate. Tutti noi siamo cambiati, si è aperto infatti un dibattito tuttora d'attualità sulla sicurezza, sulle nostre abitazioni, sulla qualità degli edifici, su come approntare un modello di ricostruzione efficiente e sicuro che restituisca dignità e speranza alle popolazioni interessate dell'intero Abruzzo. In più occasioni ho unito la mia voce a quella di tanti altri perché questo Consiglio sostenesse con azioni e provvedimenti legislativi mirati alla ripresa materiale e sociale delle zone terremotate e devo dire che quest'Aula è stata sensibile alla questione post-sisma con la disponibilità di tutte le forze politiche che su questo tema non hanno inteso dividersi. Del tremendo sisma del 2009 portiamo tutti ferite ancora aperte, simbolicamente rappresentate dalla perdita di un nostro dipendente, il compianto Sandro Spagnoli e con lui diversi familiari del personale della regione di questo Consiglio che sono stati colpiti negli affetti, nei ragazzi morti nella casa dello studente, fino alla scomparsa di tanti cittadini aquilani e non, che hanno toccato e cambiato la vita a molti di noi e alle persone che conosciamo. A quel drammatico 2009 un altro sciame sismico ha interessato di recente l'Abruzzo, riproponendo con forza la necessità di dotare la nostra regione di edifici sicuri, a partire da quelli scolastici,
aprendo anche un dibattito sulla necessità di dotarci di strumenti di prevenzione. Il mio pensiero è inoltre sempre rivolto ai sindaci abruzzesi che in questi anni hanno dovuto affrontare emergenze epocali insieme a molti consiglieri seduti oggi in quest'Aula. E il Comune dell'Aquila commemorerà l'ottavo anniversario del sisma del 6 aprile 2009 con una fiaccolata. La fiaccolata commemorativa a cura dei comitati dei familiari delle vittime partirà domani sera alle 22.30 da via 20 settembre. Poi, dopo una sosta presso la Casa dello Studente, diventata di fatto il simbolo del terremoto aquilano, attraverserà Corso Federico II per arrivare poi in Piazza Duomo, dove avverrà la lettura dei 309 nomi delle vittime. Seguirà la messa presieduta da Monsignor Petrocchi, arcivescovo metropolita dell'Aquila, e la veglia di preghiera aspettando le 3.32, quando i rintocchi della campana del suffragio ricorderanno le vittime del sisma. Adesso ci spostiamo a Teramo, dove la ASL torna ad assumere dopo il blocco degli anni passati a causa del piano di rientro dell'Abruzzo. Dal prossimo maggio prenderanno servizio 91 operatori sociosanitari vincitori di concorso ed è già partita la selezione per decine di infermieri. Per il 2017 l'azienda sanitaria teramana prevede complessivamente 348 nuovi contratti a tempo indeterminato. Il servizio è di Tania Bonnici Castelli. Cambia passo l'ASL di Teramo in fatto di assunzioni. 91 nuovi operatori sociosanitari, vincitori di concorso, prenderanno servizio a tempo indeterminato nel prossimo mese di maggio. Ed è già partito il concorsone per selezionare e contrattualizzare decine di nuovi infermieri. La sanità teramana torna dunque ad assumere dopo il blocco degli anni passati, quando a causa dell'applicazione del piano di rientro l'Abruzzo non ha potuto fare assunzioni. Ora invece negli ospedali è possibile. Abbiamo portato avanti 91 assunzioni, ulteriori ne porteremo avanti, faremo partire anche il concorso per il comparto per quanto riguarda le graduatorie infermieristiche, credo che sia un passaggio importante ed è dovuto al fatto che i conti tornano in relazione al fatto che abbiamo avuto un risultato di 14 milioni di euro migliore rispetto ai patti sottoscritti con il governo e allo stesso tempo abbiamo raggiunto per la prima volta nella storia di questa regione non solo l'adempienza sui livelli essenziali di assistenza ma addirittura un punteggio di 181, piazzandoci davvero molto bene rispetto alle altre regioni. Insomma, la sanità sta migliorando e riesce anche a abbassare l'età anagrafica del proprio personale. Ulteriori investimenti sul personale potranno essere garantiti anche nel prosieguo del prossimo anno. Il direttore generale dell'ASL di Teramo, Roberto Fagnano, nel complimentarsi con gli OS neoassunti, ha chiesto loro più sorrisi in corsia e migliore comunicazione con i pazienti. Che vuol dire essere un OS? Beh, diciamo che è una propensione naturale che una persona, perlomeno io, è una bella soddisfazione essere arrivata per prima ed è veramente un bel lavoro, gratificante direi. L'ultimo passaggio dell'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci è stato poi sul presidio unico di Teramo. È fondamentale realizzarlo, ha dichiarato Paolucci, per migliorare sempre di più le prestazioni sanitarie all'utenza. Sull'ubicazione del futuro ospedale sarà però il territorio a decidere. Torneremo tra poco a parlare ancora di sanità, ma intanto due notizie di cronaca. Iniziamo da Montesilvano, dove questa mattina c'è stato un falso allarme bomba a causa di un trolley sospetto in strada su via Lussemburgo all'incrocio con via D'Andrea, che ha fatto scattare il protocollo di sicurezza. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del nucleo NBCR del comando provinciale di Pescara e quelli del distaccamento di Montesilvano, carabinieri con gli artificieri, 118 e polizia municipale. È stato delineato un perimetro di sicurezza, l'area è stata transennata e le strade chiuse. Gli artificieri hanno poi provveduto a far brillare la valigia che era vuota. E un escursionista di cui non si conosce al momento l'identità invece è rimasto ferito dopo le 10.30 di questa mattina in una zona montuosa ricadente nel territorio comunale di Caramanico Terme. L'uomo, per cause in corso di accertamento, sarebbe infatti caduto in un crepaccio ghiacciato. Una volta scattato l'allarme alla sala operativa
del 118. L'uomo è stato soccorso dai sanitari giunti con l'eliambulanza dell'Aquila, verricellato e trasportato all'ospedale di Pescara con un trauma cranico commotivo. E torniamo appunto a parlare di sanità, una frattura netta tra partiti, quella per la classificazione di presidio DEA di secondo livello per l'ospedale di Chieti, tra chi vorrebbe il riconoscimento per il presidio di Pescara e chi invece denuncia scelte poco meritocratiche. A rispondere oggi il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio. Francesca Romana Testi. L'oggetto del contendere sarebbe la classificazione DEA di secondo livello per l'ospedale clinicizzato di Chieti. Una querela che ha fatto scendere in campo Partito Democratico, Forza Italia, Nuovo Centrodestra e anche medici. L'area metropolitana Chieti-Pescara ora sembra trasformarsi in un derby su chi otterrà il titolo. Ma è proprio il primo cittadino di Chieti a mettere i puntini sulle i circa dettami del Ministero e guerre politiche del territorio. Questa è una cosa che deve smettere, questa è la regione dove per far fare il primario a qualcuno costruivamo gli ospedali. Adesso se dobbiamo accettare che il primo che si alza la mattina possa chiedere di avere cose che non stanno né in cielo né in terra, beh allora forse è bene recuperare la razionalità delle cose, recuperare un criterio di assoluta certezza sui numeri. E allora dico che se qualcuno contesta l'attuale definizione del DEA di secondo livello, bene, sono d'accordo con quella persona e allora facciamo il DEA di secondo livello soltanto a Chieti, perché solo Chieti può avere numeri, strutture, spazi, università per poter avere il DEA di secondo livello. Le dico di più, se c'è qualche politico che si è venduto i tre reparti di politico o universitario, sia ben chiaro, che si è venduto i reparti che oggi sono presso l'ospedale di Pescara universitari, riportiamo quei reparti a Chieti, perché la sede naturale è quella dell'Università d'Annunzio di Medicina di Chieti, non certo un ospedale diverso dalla sede universitaria. In realtà a livello normativo non si capisce se ci sia una limitazione di presidio o soltanto di area quando si parla di area metropolitana, il che vorrebbe dire che in qualche caso non sarebbe esclusivo di un ospedale o dell'altro. Esiste un'area vasta tra Chieti e Pescara dove dovremmo cercare di non cumulare i servizi. Ecco perché dico che alla fine il DEA di secondo livello non mi piace, ma se questa cosa deve essere minata rendendo la mia città e il mio ospedale e la mia università in qualche modo non rendendo a queste tre unità, a questi tre contesti il giusto riconoscimento, beh allora respingiamo qualsiasi forma di neocentralismo adriatico e rimettiamo invece la palla al centro con competenze, con capacità, con numeri, con qualità che credo il nostro ospedale possa esprimere totalmente insieme alla nostra università. Ci spostiamo a Pescara adesso, dove sono arrivate critiche questa mattina dai consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle sulla nomina del nuovo presidente del Consiglio Comunale, Francesco Pagnanelli. Domani i consiglieri pentastellati non parteciperanno alla votazione in aula. Paolo Renzetti. Consigliere Sabatini, domani verrà eletto in aula il nuovo presidente del Consiglio Comunale di Pescara, sarà Francesco Pagnanelli del Partito Democratico. Voi non parteciperete a questa votazione, perché? Il Presidente del Consiglio è di fatto già sfiduciato dall'Aula, dalla maggioranza dell'Aula, perché il consigliere Pagnanelli, dopo uno scontro continuo col consigliere Presutti, è stato deciso, diciamo, dal partito che lui dovesse andare a al ruolo di Presidente del Consiglio perché portatore di voti. Dopo questo scontro abbiamo assistito poi a un valzer di incarichi, di spartizioni di poltrone, di ricatti politici da parte dei consiglieri, quindi delle liste civiche, che hanno richiesto, addirittura hanno proposto una candidatura alla presidenza del Consiglio, che però poi si è sciolta al sole nel momento in cui il PD ha iniziato a parlare in maniera separata con tutti i consiglieri delle liste civiche. A quanto pare sembra che tutti oggi siano soddisfatti per aver ottenuto qualcosa. Voi rimproverate anche una mancata partecipazione dell'Aula a questa decisione? È stata assolutamente ignorata l'Aula. Il Presidente del Consiglio ha un ruolo di supervisione e di coordinamento dell'attività consigliare, dovrebbe essere riconosciuto dalla maggior parte dell'Aula. In tutta questa fase non c'è mai stata un'interlocuzione dell'opposizione. Il centrodestra pare dai giornali che avesse addirittura ragionato sulla possibilità di appoggiare Lola Berardi, noi assolutamente no, non l'abbiamo mai neanche ventilata questa ipotesi. Quello che emerge è che comunque per stare a fianco al sindaco Alessandrini ognuno chiede qualcosa. La sfiducia verso il sindaco è talmente alta ormai che probabilmente per tutte le umiliazioni portate avanti da questo Partito Democratico ormai ognuno chieda qualcosa in cambio per rimanere accanto a lui.
No ai profughi a Montesilvano, è questa la denuncia fatta dal gruppo Montesilvano 2019 che proprio ieri aveva attaccato il sindaco Maragno sul caso accoglienza. A rispondere oggi è il primo cittadino che definisce strumentale e infondato l'attacco portato da Anthony Aliano. Un attacco strumentale, infondato e distorto è la replica del sindaco di Montesilvano, Francesco Maragno, al capogruppo di hashtag Montesilvano 2019, Anthony Aliano, che aveva criticato aspramente l'accoglienza agli immigrati resa dall'amministrazione comunale, causa di degrado per la città. Credo che abbiano scatenato una tempesta in un bicchiere d'acqua o abbiano preso fischi per fiaschi, perché la politica portata avanti da questa amministrazione è quella di ridurre la presenza degli immigrati, a differenza di ciò che hanno fatto le precedenti amministrazioni, tant'è che noi abbiamo attivato le procedure per l'apertura dei centri SPRAR, che saranno centri di seconda accoglienza, che comporteranno la chiusura delle strutture alberghiere presenti sul territorio e la dispersione sul territorio in un numero notevolmente inferiore agli attuali, quindi passeremo dai 350 immigrati ai 160 che potremo ospitare, escludendo le zone commerciali e le zone alberghiere. In questo, grazie a Dio, tutti gli operatori del settore, gli operatori commerciali, gli operatori alberghieri, hanno capito la bontà del progetto, tanto da farci i complimenti e da chiederci di accelerare in questo processo. Poi c'è chi deve strumentalizzare volgarmente, purtroppo sta a loro fare poi anche delle magre figure. Al Tito Acerbo di Pescara, al via oggi il Museum of Energy Classroom, una officina della creatività nell'ambito del progetto Erasmus. Oggi presentiamo il nostro progetto, l'Officina della Creatività, il Museo Virtuale dell'Energia. È un progetto Erasmus Azione H2 che coinvolge diversi paesi europei, due scuole spagnole, una portoghese e una greca, e coinvolge anche le istituzioni, perché la regione Abruzzo, nel dipartimento proprio che si occupa di energia, è partner del nostro progetto. È un progetto che ha avuto il riconoscimento appunto di essere selezionato dall'Agenzia Nazionale tra tantissimi progetti, è l'unico in Abruzzo a aver avuto il finanziamento, è risultato quinto sui circa 40 progetti selezionati e siamo veramente orgogliosi di questo riconoscimento e anche dell'input che ricevono i nostri studenti e gli studenti europei rispetto alla problematica energetica. È importante sensibilizzare i ragazzi di oggi proprio su quelle che saranno le energie del futuro. Sì, è importantissimo che a scuola i ragazzi trovino gli stimoli che poi li spingeranno nel loro futuro lavoro, ma anche nella loro vita quotidiana, a valorizzare quello che è il rinnovo dell'energia e evitare gli sprechi e ritrovarsi poi, questo è molto importante, in questo museo virtuale a cui collaborano tutti gli studenti e i docenti delle varie nazioni e che rimarrà patrimonio dell'intera comunità europea. Torniamo a Teramo perché dopo le polemiche seguite al servizio della trasmissione Le Iene sulla vicenda dell'acqua contaminata dai laboratori nazionali di fisica nucleare del Gran Sasso, la Ruzzoreti, la società che gestisce la distribuzione dell'acqua potabile in provincia di Teramo, ha voluto fare chiarezza e dire la sua. L'acqua distribuita da Ruzzo ai teramani è tra le più buone d'Europa. Controllata ed analizzata in ogni momento dalla Ruzzoreti e dall'ARTA, è sempre risultata essere potabile anche in seguito all'ultimo incidente di bassissima contaminazione con il diclorometano, verificatosi al punto di captazione nei pressi del pozzetto dei laboratori del Gran Sasso. Il fatto poi che l'evento non sia stato comunicato ai cittadini non contravviene la legge, che prevede che l'utenza venga informata solo in caso di minaccia imminente per la salute umana. Sono questi i punti principali che il presidente della Ruzzo, Antonio Forlini, ha voluto approfondire per eliminare dubbi e paure dopo il servizio televisivo delle Iene. Intanto la bontà della nostra acqua. Eccellente. Io bevo acqua quotidianamente dai rubinetti e vi assicuro che la nostra acqua è tra le migliori d'Italia.
perché non avete informato anche di questo piccolo sversamento i cittadini? Allora, intanto perché a nostro modo di vedere non esiste un obbligo di legge in tal senso. E riteniamo, in verità questa cosa noi non ci abbiamo neanche pensato, proprio perché per noi è normale che se capita un qualsiasi problema, una sorgente, noi siamo ovviamente obbligati a mettere fuori uso quella sorgente, a fare tutti gli accorgimenti che possano poi ripristinarla in fretta e a integrarla in altra maniera. E non è che avvisiamo la popolazione di qualsiasi problema che abbiamo nella gestione dell'acquedotto. Però questo piccolo incidente c'è stato, non pensate di chiedere una maggiore messa in sicurezza ai laboratori? Questo certamente sì, anzi è stata la prima cosa che abbiamo sottolineato ed è la cosa che noi ci aspettiamo la Regione faccia, perché poi noi siamo il soggetto gestore, ma in realtà le captazioni sono di proprietà pubblica, di proprietà regionale, è la Regione che deve e può e ha il potere per obbligare sia il gestore autostradale che il laboratorio a fare, a completare le opere che forse all'epoca non sono state completate dalla messa in sicurezza e a migliorarle, perché seppur piccolo e banale questo incidente c'è stato e quindi bisogna fare in modo che non si ripeta. In sintesi, l'obiettivo che si pone la Ruzzo Reti sarà quello di rendere sempre più compatibili tra di loro tre elementi che non potranno mai essere soppressi: il traffico autostradale della 24, gli esperimenti dei laboratori dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e la captazione dell'acqua dal Gran Sasso. Per quanto poi riguarda l'intervista realizzata dalle Iene, Forlini annuncia che ha dato mandato all'ufficio legale per citare in giudizio gli autori del servizio televisivo per danno d'immagine e procurato allarme. Insomma, la nostra acqua è buona e la possiamo bere. Certamente sì. Si è chiusa la due giorni di Challenge Trophy al Marina di Pescara. Nella seconda giornata l'assenza di vento ha impedito lo svolgimento delle gare previste dal programma della competizione. Il servizio è di Paolo Sinibaldi. Davide Nuccorini vince la prima tappa del trofeo Optimist Italia Kinder più Sport di Pescara. Vento solo nel primo giorno, con due regate concluse per la categoria Juniores. Oltre 300 timonieri hanno colorato il mare di Pescara. Se la prima giornata è stata perfetta per tutti, con condizioni sugli 8-10 nodi, domenica invece i 308 timonieri sono rimasti inutilmente in acqua ad attendere le condizioni giuste per partire. Peccato soprattutto per la categoria cadetti, che non ha concluso la seconda prova con l'ultima batteria per calo improvviso di vento. Comunque per questa categoria è da evidenziare l'ottimo piazzamento dell'abruzzese Giovanni Palisi del Circolo Nautico Vasto, che si è classificato al terzo posto. Il trofeo Coppa David Remigio Sportivo a 360 gradi è stato assegnato a Bruno Fischetti del Circolo della Vela Roma, mentre la Sicilia, con i suoi atleti e le relative squadre, si è aggiudicata il trofeo OptiSud. Soddisfazione, infine, è stata espressa dagli organi ufficiali della classe Optimist per la qualità dell'organizzazione della manifestazione. Pescara si conferma una delle location più apprezzate nel panorama nazionale per le competizioni veliche. Caporale, questo è il challenge più grande di sempre ospitato a Pescara? Sì, questa quinta edizione ha portato un numeri record, ben 310 partecipanti, e risulta essere ad oggi la regata più numerosa per Pescara e per l'Abruzzo. Quindi un evento velico di rilevanza e di gioia, una festa della vela abruzzese. Ci sono ragazzi che partecipano dagli 8 ai 14 anni, è una classe promozionale, un singolo, quindi ogni bambino regata in singolarmente, quindi l'equipaggio è formato da una persona, è una classe molto, molto formativa. Il challenge quest'anno è abbinato alla prima nazionale del trofeo Kinder, trofeo Optimist Italia, e alla edizione, la terza tappa conclusiva dell'OptiSud, che sostanzialmente è il campionato nazionale del centro-sud Italia, quindi tutti e tre i mari che bagnano la nostra penisola. Non vogliamo incensarci, però ci riconoscono questa forza, perché le strutture si prestano, la ricettività e l'accoglienza abruzzese anche dal punto di vista turistico ha il suo valore aggiunto, quindi insomma ci sono tutti gli elementi per poter proseguire su questa crescita di questa quinta edizione. Le squadre del Pescara Calcio A5 di Serie A e della Under 21 sono state ricevute e premiate oggi in comune a Pescara dopo la conquista della Coppa Italia.
A margine della premiazione, il presidente del Pescara Calcio a 5, Danilo Iannascoli, è tornato sulla vicenda della trattativa societaria riguardante l'acquisto delle quote della Pescara Calcio. Lo ascoltiamo. Presidente Iannascoli, ancora una grande giornata per il Pescara Calcio a 5. Oggi c'è questa cerimonia in comune per festeggiare la conquista della Coppa Italia con la squadra maggiore, ma anche con l'Under 21. Ma ci stiamo piacevolmente abituando a frequentare questa sala consigliare per ricevere dei premi. In questi 3 anni abbiamo disputato 9 finali, ne abbiamo vinte 6 e siamo una squadra costruita per vincere, ma soprattutto siamo pronti su tutte le competizioni e ce le giochiamo sempre. Lei è anche, oltre che presidente del Pescara Calcio a 5, socio del Pescara Calcio a 11. Fino a poche settimane fa si parlava di un suo intendimento di acquisto della società calcistica che oggi vede come presidente Daniele Sebastiani. È ancora intenzionato ad acquistare il Pescara? Ma intanto non l'ha respinta la società, la mia offerta l'ha respinta il presidente. Io sono intenzionato a venderla e ho fatto la proposta perché lui aveva detto che voleva vendere la società. Poi penso che ci ha ripensato, forse lo stesso giorno. Non ha per niente aperto neanche la trattativa, però io sono sempre pronto, tra l'altro ho il 30% circa delle quote, perciò sono in società e continuo a finanziare questa società, perciò continuerò fino a quando riterrò opportuno farlo, però sicuramente spero di poter prendere la maggioranza di questa società. Quindi a breve potrebbe riproporre una nuova offerta il presidente Sebastiani? No, perché lui non ha voluto continuare la trattativa, perciò non l'ha neanche aperta, perciò io non posso rilanciare. Nel momento che lui vorrà vendere, sicuramente mi chiamerà. Un giudizio sul campionato del Pescara di quest'anno? È un campionato di Serie A che penso che sia il più scarso degli ultimi anni. Ci sono 4 squadre che praticamente hanno giocato un campionato a parte e l'hanno giocato malissimo, Empoli, Palermo, Crotone e Pescara. Io l'ho detto, anche quando ho fatto l'offerta, l'ho fatta perché pensavo che, e lo penso anche oggi addirittura, che ci fosse la possibilità di salvarsi, perché comunque l'Empoli non è migliore delle altre 3 squadre e non è assolutamente migliore del Pescara. Però sai, le settimane passano, tu non riesci a vincere le partite, l'Empoli continua a perdere, però il campionato del Pescara sicuramente non è stato bello. E dunque rimaniamo a parlare di Pescara, oggi doppia seduta per i biancazzurri che preparano l'anticipo di sabato pomeriggio alle ore 15 allo stadio Castellani contro l'Empoli, partita decisiva per il finale di stagione del Delfino, da vincere a tutti i costi per mantenere accesa la flebile fiammella della salvezza. Intanto dopo la buona prova contro il Milan, il Pescara si gode le prestazioni del giovane Koulibaly. L'agente Donato Di Campli conferma che nonostante le attenzioni di alcuni grandi club, il gioiellino senegalese resterà a Pescara anche il prossimo anno per proseguire il percorso di crescita. Vediamo. Beh, c'erano un po' di sentore che dovesse scendere in campo durante la settimana. Ha fatto benissimo, vabbè dai, è una cosa bellissima, sono contento soprattutto per lui e per la sua famiglia. Sono contento di giocare oggi in questa gara perché non è che non l'aspettavo, perché io ci ho creduto sempre che posso giocare a queste partite tutte, quindi sono felice. Ci eravamo visti a Bergamo dopo quella partita che aveva visto il tuo esordio con il Pescara e avevi detto: spero di giocare contro il Milan perché io tifo per il Milan, per me sarebbe un sogno giocare contro la formazione rossonera. Il sogno è diventato realtà? È diventato realtà perché io l'ho detto così per dire, però io ci ho sempre creduto che potevo giocare a questa partita. Se mi lasciavano a fare una partita, sicuro che io ci credo quando, perché lo so che sono bravo, quindi lo so che posso fare partite, devo fare ancora di più, devo lavorare ancora perché lo so che posso fare ancora di più. Tutto dipende dal mio procuratore, io mi sento bene qua a Pescara, i ragazzi sono bravi, mi aiutano, fanno tante cose per me, secondo me posso ancora rimanere a Pescara. In Serie B anche? Sì. Abbiamo un patto di ferro con la Pescara Calcio e
Lo ripeto ancora una volta, io vivo in questa regione e non posso fare alcun sgarbo a questa società. Quindi noi dobbiamo soltanto ringraziare la Pescara Calcio che ci ha dato questa possibilità di giocare in Serie A. Mamadou deve continuare a fare quello che sta facendo, poi con calma pianifichiamo insieme alla dirigenza il futuro di Corrugali. Scendiamo in Lega Pro adesso. Tra i protagonisti del rilancio del Teramo c'è anche il baby attaccante Alessandro Fratangelo, in gol sabato scorso contro la San Benedettese. Domani sera il Teramo sarà di scena ad Ancona nel turno infrasettimanale. Proprio ai 12 nella partita d'andata Fratangelo segnò il primo gol tra i professionisti. Che giornata Alessandro, un gran gol, ma una vittoria importante per morale e classifica. Sì, è stata una partita grandissima, combattuta fino all'ultimo minuto, siamo riusciti ad andare in gol appunto all'ultimo minuto e ce la siamo meritati questa partita, perché comunque durante gli allenamenti studiamo molto e stiamo meritando questo bel momento. Sugli spalti c'era il presidente del Pescara Sebastiani, il DS Luca Leone, che erano venuti a vedere Mancuso, ma abbiamo visto hanno preso appunti. No, io gioco sempre al massimo, poi se ci stanno piacere, sì. Sì, ben venga, se ci sono altre squadre interessate a me, ben venga. Intanto in questi casi una domanda è d'obbligo, a chi la dedica per questo gol? Ho detto che la dedico a mio padre, che stava in tribuna oggi a vedere la partita. Portato bene? Sì, non mi aveva detto manco che veniva. No, mi sono accentrato bene, ho visto un po' uno spazio libero, ho tirato col sinistro e mi è entrata. Una vittoria importante e mercoledì si torna in campo per la sfida con l'Ancona. Potete ancora fare meglio per risalire altri posti in classifica? Certo, dobbiamo fare meglio perché questa classifica non ci permette di stare un po' rilassati. Mercoledì ci sarà una partita importantissima contro l'Ancona, che è una delle avversarie principali per questo campionato, visto la classifica. E dobbiamo dare il massimo, quella partita è veramente importante. E questo era anche il nostro ultimo servizio, vi ricordo questa sera alle ore 21 l'appuntamento con Proteramo, un'ora per analizzare il momento dei biancorossi impegnati domani sera sul campo dell'Ancona, il prossimo spazio informativo del TG6 questa notte alle ore 23, è tutto, buona serata.